Davide Mora, assessore alla viabilità e miglioramento della mobilità e dei trasporti. I parchi elettronici sono in attivo da un paio di settimane. Può farci un primo bilancio? Un bilancio direi abbastanza positivo. Come voi sapete, abbiamo voluto iniziare l'introduzione del parco elettronico in un periodo tra virgolette tranquillo, cioè a metà di luglio, proprio per dare modo sia ai cittadini che alla nostra macchina di Infomobility di fare un rodaggio in maniera non assillante, come sarebbe stato se questa iniziativa fosse partita a settembre o ottobre. Le prime due settimane ci dicono che sostanzialmente il numero dei trasgressori, di coloro che non sono autorizzati a passare dal vigile elettronico, è sostanzialmente intorno al 12-13% del totale, il che vuol dire che su, parliamo una media grosso modo all'inizio di 7.200 persone che sono transitate, soltanto 853 e 782 nei primi due giorni, 15 e 16, non erano autorizzati a farlo. Questo mi permette di anticipare una considerazione, cioè è un numero, stiamo parlando di meno di un migliaio, è comunque un numero sufficientemente alto per essere sanzionato e non altrettanto alto per pensare a una desertificazione del centro storico. Stiamo parlando che il 15 di luglio sono entrate dai Terrati, dai Mariotti, dai Toscanini, il 2 luglio 7.151 transiti il primo giorno e 7.093 il secondo, per attestarsi su numeri simili nei giorni successivi. Che vuol dire che, insomma, mi sembra di poter dire che gente ne passa, qualcheduno non deve, facciamo rispettare soltanto le regole che c'erano già da prima. Contestualmente all'attivazione dei varchi, l'assessorato ha avviato una campagna di comunicazione. Quali sono gli obiettivi di questa campagna? Ma la campagna di comunicazione delle marmotte, no? Come le marmotte non amiamo le marmitte, faccio vedere. È partita proprio, abbiamo fatto alcune cose. La prima è comunicare a tutti gli aventi diritto, cioè a chi ha già un permesso, le nuove regole, meglio, le nuove modalità di attuare le regole già esistenti. Mi spiego meglio, abbiamo mandato lettera a tutti i residenti non subiscono nessun problema dall'introduzione del parco elettronico, sono circa 20.000, l'abbiamo mandata ai commercianti, sono circa 600, l'abbiamo mandata agli artigiani, sono circa 4.000, agli invalidi, che ovviamente hanno visto salvaguardato il loro diritto di entrare in zona traffico limitato, per cui c'è stata una campagna di comunicazione preventiva tramite lettera, dove si spiegavano appunto le nuove modalità di accesso. E poi abbiamo fatto questo folderino, Come le marmotte non amiamo le marmitte, che è già stato distribuito prima dell'introduzione dei varchi in circa 10.000 copie ai commercianti del centro, in modo che ne avessero a disposizione diverse da poter consegnare ai loro clienti, perché quello che interessa a noi è l'accessibilità del centro, cioè l'accessibilità vuol dire posso venire in centro ma devo lasciare a casa l'auto. Come ci posso venire? Ci posso venire in auto parcheggiando nei 5 parcheggi che sono intorno al centro, ci posso venire in autobus, ci posso venire a piedi, anche con l'auto ci posso venire, però nei 5 parcheggi in struttura che hanno 1506 posti a rotazione, oggi poco utilizzati, e che distano 10 minuti il più lontano da Piazza Garibaldi. Pensiamo che con un'opportuna informazione anche queste comunicazioni possano aiutare a usufruire del bellissimo centro di sport. Non dimentichiamoci
che comunque la volontà dell'amministrazione e anche la mia ovviamente è quella di non prendere di sorpresa i trasgressori non autorizzati. Abbiamo voluto dei pannelli molto grandi, non esistono in tutte le città in cui ci sono i dati elettronici, che a distanza adeguata segnalino all'automobilista che Viale Mariotti, Viale Toscanini e via 22 luglio c'è una zona a traffico limitato, in modo tale che se è autorizzato sa di poter passare, se non è autorizzato sa che non ci deve passare. Fra i fattori che influiscono sull'equilibrio e tra vivibilità e accessibilità del centro storico c'è sicuramente la qualità del servizio di trasporto pubblico locale. Nell'era post-metropolitana, quali progetti ha in cantiere l'amministrazione a questo riguardo? Ma guardi, sono due cose diverse. Il trasporto pubblico locale, che vuol dire autobus e filobus, ha avuto da un'indagine svolta da un ente, diciamo sovraordinato, che ha fatto un'indagine in tutte le città dell'Emilia Romagna, la TAP è risultata nel rapporto qualità tra le primissime in tutta la regione. Cioè, vuol dire che i cittadini intervistati e gli ispettori che sono andati a fare le loro valutazioni hanno riscontrato come oggi ci sia un alto grado di soddisfazione da parte dell'utenza. È chiaro che tutto può essere migliorato. Sono di questi giorni alcune lettere di segnalazione anche sulla stampa che mettono in evidenza dei punti sui quali noi stiamo indagando su certe linee, mi riferisco ad esempio alla 23, e ovviamente il nostro compito è quello di stimolare la TAP a svolgere al meglio il suo servizio. Diverso è cosa dire del post metropolitano. Allora, l'amministrazione sta preparando una sintesi di quello che sono vari progetti di cui in questi mesi si è ampiamente studiato e sono state fatte delle valutazioni e che a settembre verranno ovviamente comunicati. Anticipazioni non ne do, nel senso che voglio mantenere l'affetto sorpresa. Comunque fra un mese daremo la risposta a tutto. È chiaro che un potenziamento del trasporto pubblico locale va nella direzione di aumentare la velocità commerciale dei mezzi e sui due assi principali che sono il nord-sud, vale a dire il campus e il casello dell'autostrada, e l'est-ovest, vuole dire la via Emilia. A Parma l'obiettivo è quello di far crescere il numero degli utilizzatori degli autobus e dei filobus dall'attuale 11-12%, abbiamo come obiettivo fino al 2020 di arrivare al 18%. Speriamo di mettere in campo tutte le risorse e i provvedimenti che ci consentano di raggiungere questo risultato.